Bentornati su RetroPlay, questa volta parliamo di Mutant Monty della Arctic Computing, anno 1984. A differenza di quello che alcuni pensano, questo gioco non fa parte della serie Monty Mall, il talpone Monty Mall inventato da Tony Crowther sempre nel 1984. C'ha un nome simile, si ipotizza che la Arctic abbia voluto un po' sfruttare il successo. Comunque questo gioco è conosciuto da noi in Italia con il nome L'Eroe Piero, perché nelle compilation da Edicola era presente con questo nome L'Eroe Piero. Adesso andremo a vedere il gioco. Ed eccoci qui su Mutant Monty. Allora, eccolo qua. 40 caverne da superare. Allora, Mutant Monty è stato già trattato dal nostro amico Roberto Gregorini, che lui ha trattato la versione, quella da Edicola, che si chiama L'Eroe Piero. Questo invece è l'originale. Originale Mutant Monty, dove dovremo salvare nei panni di questo eroe nasone, dovremo salvare questa ragazza, questa principessa che abbiamo visto nell'intro. Queste sono alcune delle stanze che dovremo affrontare. Ecco, allora questo è un platform, cioè un platform, un gioco di abilità molto particolare, dove non dovremo toccare nessun nemico, altrimenti faremo una bruttissima, bruttissima fine. Allora, io su questo gioco qua, l'ultima volta ci ho giocato che c'avevo tipo 5 anni, che cacchio ne so, c'avevo 4 anni, non lo so, comunque ero piccolissimo quando ci ho giocato, e quindi chi cacchio se lo ricorda? Non me lo ricordo assolutamente. Adesso noi andiamo a giocarci. Joystick in porta 2, non funziona. Proviamo con lo spazio, proviamo con l'invio, F1, 1, 2, 3, oh, F1, ecco qua, ok. Allora, eccolo qua. Allora, caratteristica di Mutant Monty è che quando lui cammina non si ferma più. Cioè, voi passate in una direzione e poi lui va sempre là. Quindi bisogna stare molto molto accorti, molto attenti. Bisogna fare tipo così. No, no, attenzione, andiamo su. No! Allora, veramente bisogna levare la terra per poi usare i. Ah, ma l'uscita sta lì, che cacchio sto a fare? Perché sono andato là? Boh. No, ma certo che sono deficiente, però. Vabbè, comunque questa partita fa schifo. Vediamo il nostro eroe nasone con il naso, la canappia, che può sembrare anche il muso di una talpa. Infatti qui penso che la Arctic giocava un po' su questa cosa. Dobbiamo prendere prima tutte le pepite, che ricorda un po' il carbone del primo Monty Mall. Ecco. Ai ai ai, qua c'è. Andiamo, 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 andiamo. No, 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 no. Allora, andiamo qui nell'angoletto. Ok, con l'eroe Piero che prende le altre pepite, che sembra proprio il carbone del primo Monty Mall. Adesso possiamo andare verso l'uscita. Ecco, qui abbiamo fatto tutto il giro del livello. Adesso andiamo all'uscita, perfetto. Dai, su, no, manca un pezzo. Guardate, sta nascosto tra le pepite. Certo, questo gioco non ricordavo proprio niente, perché è tanto tempo che non ci giocavo. Vederlo giocato da Roberto sembrava molto più facile, ragazzi. Infatti le meccaniche però me le sono completamente dimenticate. Allora, andiamo qua a sinistra. Attenzione, attenzione, no! Mamma mia! No, ci ha fregato questa roccia strana angolare, questa roccia angolata. Ci ha fregato. Andiamo su, andiamo a destra, andiamo a via le pepite. Andiamo da qua, andiamo su. No, 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 no! Nel cu proprio, proprio lì! Mannaggia, mannaggia! Andiamo qua a sinistra. Questo gioco però è molto molto divertente, molto giocabile, meglio di come me lo ricordavo, se devo essere sincero, come gameplay. No, attenzione, mamma mia. No, 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 no. Game over, ragazzi, però noi ci riproviamo, non ci arrendiamo. Allora, il livello 2 era il pozzo dello slime primordiale, il livello 1 l'entrata della caverna. Infatti vediamo che è proprio come concept, somiglia parecchio a Monty Mall, perché anche qui lui deve entrare in una caverna, proprio come Monty Mall. Però lì era una caverna del West, dove lui doveva andare a recuperare il carbone per la famiglia. Qua invece sembra che sia una caverna mistica, dove il nostro Mutant Monty deve andare a cercare delle pepite d'oro per poi liberare una bella principessa alla fine del gioco. Quindi non c'entrano nulla diciamo il risvolto sociale che c'era in Monty Mall. In Wanted Monty Mall c'era il risvolto sociale,
che si parlava appunto dello sciopero dei minatori inglesi, accorso intorno all'82-83, adesso non lo so quando ci fu di preciso questo sciopero, nei primi anni 80 comunque. E c'era questo risvolto sociale. Qua invece è molto più leggero il gioco, più... No, non mi devi ingroppare, amico mio. Allora, andiamo a prendere anche le pepite. Torniamo di qua. No, ancora una volta nel deretano, la goccia che fa traboccare il deretano, ragazzi. Andiamo qui sulla destra, sì, vai, scappa, scappa e prendi le pepite. Perfetto, grande. Adesso andiamo qui. Mamma mia, aspettiamo che passa la roccia infame. Eccola. No, proprio in faccia, l'ho beccata. No, è quell'altra come la piglio, mo'. Come si faceva lì? Qua chiuso. Ah, tocca andare tutto a destra, perfetto. Attenzione, no, sulla capoccia, sul coppino. No, ce la devo fare superare questo livello, il terzo, almeno il terzo livello lo devo far vedere, ragazzi, perché vabbè che Roberto è bravissimo a sto gioco, è arrivato lontanissimo, però io sono scarso, però almeno al terzo livello ci devo arrivare. Oh, si è aperta l'uscita, andiamo. Eccolo qui, l'uscita. Perfetto, livello 2 superato, il pozzo dello slime primordiale. Livello 4, una miniera di carbone abbandonata, quindi vediamo che c'è qualche similitudine con il nostro Monty Mall. C'è un sacco di carbone da prendere qui in basso a sinistra. Vediamo che c'è altro carbone. Andiamo a prendere anche in basso a destra. Ma adesso non andiamo, andiamo. Ecco qui. Tanto gli ascensori, che quelli se ti beccano ti ammazzano. Dai, questa cosa me la ricordavo dal video di Roberto. Una delle poche cose che mi ricordavo, perché pensate, non mi ricordavo manco che per uscire bisognava prendere tutte le pepite. Pensa un po' come sto a cervello. Ragazzi, purtroppo io sono un povero zombie che c'è il cervello un po' in decomposizione, quindi dovete avere un po' di pazienza. Allora, che faccio? Vado a sinistra per uscire? No, non mi conviene. Sì, devo andare per forza a sinistra per uscire, porca vacca. Scappa, scappa. Attenzione, qui c'è la zappetta del minatore. Noi andiamo all'uscita. Perfetto, siamo arrivati a livello 4. Livello 4 che si chiama Hoppit Torrens Lair. No, sono morto. Oh, per leggere il nome del livello sono morto. Ma guardate che sfiga. Oh, vabbè, mannaggia. Comunque, questo era Mutant Monty, conosciuto anche come l'eroe Piero. Questa era la copertina del gioco. Eccola qui, come vediamo, sulla copertina è rappresentato come un tizio strano che raccoglie pepite d'oro nella val sua valigetta. Però noi sappiamo che in realtà il gioco era un po' un clone che voleva sfruttare il successo di Wanted Monty Mall di Tony Crowther, però dobbiamo ammettere che comunque questo Mutant Monty è un gran bel gioco, è molto bello. Va bene, per questa volta è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!